perché non gli uomini si sentono fratelli tra loro, essi che crescono diversi e diversamente si armano, ma tutti si armano per la battaglia della vita. Sì, i fanciulli che sono in loro, i quali, per ogni poco d'agio e di tregua che sia data, si corrono incontro e si abbracciano e giocano. Forse gli uomini aspettano da lui chissà quali mirabili dimostrazioni e operazioni, e perché non le vedono, o in altri o in sé, giudicano che egli non ci sia. Ma i segni della sua presenza e gli atti della sua vita sono semplici e umili.